Tutti buonasera, bentornati a Parliamoci Chiaro, il settimanale di attualità di TV Prato. Come vi abbiamo anticipato nel lancio, nel corso del telegiornale della sera, questa settimana ci occupiamo di super bonus 110% e più in generale di bonus edilizi. In particolar modo super bonus 110%, uno strumento che era nato nel 2020 con un obiettivo, quello in particolare di dare anche ossigeno a un comparto, quello dell'edilizia, che come altri settori del paese stavano vivendo una fase delicata nel periodo della pandemia. In parte è stato così, ma non del tutto, perché non sono mancati i problemi, gli intoppi, gli ostacoli nel corso di questi anni. E affronteremo questo tema anche alla luce delle novità proprio odierne. Proprio oggi c'è stato il via libera da parte della Camera dei Deputati al decreto crediti, che prevede una serie di novità proprio sui crediti fiscali legati ai bonus edilizi. E dunque cercheremo di capirne di più con i nostri ospiti, che vado subito a presentare. Edoardo Sarti, dell'Ordine dei Commercialisti di Prato, buonasera. 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 Sabrina Ragno, dell'Ordine dei Periti Industriali di Prato, buonasera. Buonasera. Saluto e ringrazio anche Luigi Tomai, rappresentante dell'Ordine degli Ingegneri di Prato. Buonasera. Buonasera. Qui accanto a me, come sempre, Arianna Di Ruba. Ciao Arianna. Buonasera Giancarlo, buonasera ai nostri ospiti e a voi che ci seguite da casa. Vi ricordo che come sempre potete intervenire, interagire con noi in diretta in questa puntata. Potete mandarci un messaggio sia sms che whatsapp al 331 1888 676, una mail a parliamocichiaro@tvprato.it, oppure ci potete scrivere sui social network, quindi sia su Twitter utilizzando l'hashtag parliamocichiaro che su Facebook alla pagina di TV Prato. E allora partiamo subito. Abbiamo detto, tutto è nato nel 2020 con il decreto rilancio, nasce il super bonus 110%. Vediamo. Si comincia a parlare di super bonus nel 2020 con il decreto rilancio. Nasce il 110% e con esso si introduce la possibilità di cedere a terzi il credito o di ottenere lo sconto in fattura, provvedimento valido anche per i bonus già esistenti. Nella prima fase, dall'emanazione del decreto rilancio fino all'ultimo trimestre del 2021, le norme vengono più volte modificate con l'obiettivo di semplificare gli adempimenti e allargare la platea dei beneficiari. È apparso chiaro fin da subito che mentre la normativa del superbonus 110% prevedeva una rigida sequenza di controlli, lo stesso non è avvenuto per i bonus minori, in particolare il bonus facciate. Nel corso del 2021, infatti, sono venute alla luce numerose frodi, soprattutto in relazione al bonus facciate, che hanno portato lo Stato ad intensificare i controlli attraverso l'emanazione del decreto antifrodi e del decreto sostegni ter. Nella seconda fase, l'introduzione di nuovi adempimenti e oneri a carico dei contribuenti ha generato dubbi e rallentamenti. Con la legge di bilancio del 2022 sono state introdotte alcune proroghe, come l'estensione del superbonus 110% per i condomini fino al 31 dicembre 2023. Tra la fine del 2021 e i primi mesi del 2022, per effetto delle nuove norme e delle conseguenti incertezze, la cessione dei crediti ha subito un brusco rallentamento. C'è stato un successivo aumento dei prezzi, dovuto anche a maggiori adempimenti necessari. Contestualmente si è assistito ad un blocco dei cantieri e si è cominciata a creare una grave crisi di liquidità del settore. La terza fase è iniziata con l'emanazione del secondo decreto antifrodi e poi con la legge di conversione del decreto sostegni-ter, a cui sono seguiti decreti energia e aiuti. In questa fase sono state apportate modifiche e limiti alla cessione del credito. Si arriva infine al 17 febbraio 2023 con il decreto legge numero 11, che ad oggi non consente più la cessione del credito e lo sconto in fattura, ma la partita è tutt'altro che chiusa. Allora, prima di entrare anche nel merito, lo faremo nel corso della trasmissione, delle novità che hanno avuto il via libera proprio oggi dalla Camera, come dicevamo poco fa, vorrei partire dalla dottoressa Ragno per una prima considerazione su questo strumento del superbonus 110%. Abbiamo detto che è nato, aveva un suo perché sicuramente al momento in cui è stato partorito, poi però abbiamo sentito, insomma, ci sono stati diversi intoppi durante il percorso. Questo perché? Perché è un provvedimento nato male, ci sono state troppe modifiche a suo giudizio? Allora, sicuramente per entrambe le cose, cioè è stato un provvedimento interessante che poteva essere pensato e sviluppato un pochino meglio.
Sicuramente sbagliata l'aliquota del 110 perché non ha permesso di avere un controllo da parte del committente, un elemento fondamentale di controllo soprattutto dei prezzi. E indubbiamente non c'è stato uno sviluppo approfondito e uno studio approfondito su quello che è l'elemento della cessione del credito, che poi è stato l'incaglio vero e proprio. Indubbiamente l'aver avuto anche una modifica continua della normativa non ha aiutato indubbiamente né noi tecnici che ci siamo trovati a dover rimettere in discussione sempre il tutto, a non poter dare certezze sullo strumento a chi ci chiedeva se poteva, non poteva. Poi spesso come, apprendendo queste novità così all'improvviso dall'oggi al domani, assolutamente, con scadenze anche un evolversi continuo con scadenze sempre imminenti, questo sì. Ecco, sicuramente Tomai ha influito in tutto questo anche il fenomeno delle frodi che ha riguardato i bonus fiscali, sui bonus edilizi, se su questo possiamo fare chiarezza per capire in particolar modo le frodi hanno riguardato il super bonus 110% oppure altri tipi di bonus e perché? Allora, in realtà le statistiche dicono che le frodi legate al super bonus 110% sono solo del 5%. Ora solo magari è una parola un pochino, sono comunque troppe. Però non può essere un parametro tale da rendere assolutamente inefficace uno strumento. Questo perché il super bonus fin dall'inizio in effetti è nato con la richiesta di un controllo da parte soprattutto dei professionisti, tutta una serie di controlli, dei massimali, dei prezziari da rispettare, controlli prima da parte dei tecnici e poi da parte dei commercialisti per il visto di conformità, quindi una struttura che si prestava abbastanza ad essere rigida e che si prestasse poco alle frodi. Le frodi in questo caso sono state probabilmente veramente frodi eclatanti che riguardavano per intero una costruzione e un insieme di figure che hanno partecipato. Ecco, dunque il fenomeno ha riguardato soprattutto altri tipi di bonus, in particolare il bonus facciate che aveva un'aliquota elevata al 90% e che non aveva però nessun tipo di controllo fino a quando non è intervenuto quello che avete citato anche voi. Non c'erano filtri da parte dei professionisti, dunque qui c'è stato un boom di frodi. Si parla a livello di percentuale? Siamo oltre il 50%. Mi pare il 58%, una cosa del genere, quindi è veramente liberamente tanto, cioè più di uno su due è stato interessato da frodi. E questo ha determinato poi probabilmente anche tutta una serie di interventi, modifiche che servivano proprio a mettere un freno. L'importo delle frodi è 9 miliardi e 6, quindi si sta parlando di cifre enormi, 3 miliardi e 6 sono stati sequestrati a seguito di indagini, Guardia di Finanza, quindi insomma, effettivamente ci sono state. Però poteva essere, come dire, prevenuto? Poteva essere pensato un po' meglio, avendo a mente che nel 110 noi professionisti, ognuno per le proprie competenze, un freno è stato posto, perché comunque se si va a guardare il 5% è una cifra comunque, fisiologica, non è patologica. Laddove invece i visti di conformità o le asseverazioni tecniche non ci sono state, le frodi sono state d'importo. Si sono aperti i cancelli, purtroppo. Con Sarti volevo anche commentare un po' in grandi linee quelle che sono le novità che, come dicevamo, sono state confermate oggi dal voto alla Camera, anche se poi, come vedremo, non è ancora detta l'ultima parola, novità che poi approfondiremo nel corso della trasmissione a seconda dei vari capitoli. Sì, appunto, il testo poi dovrà passare al Senato, poi comunque l'iter dovrà essere convertito in legge entro il 17 di aprile. Le principali novità riguardano la detrazione in 10 anni, poi c'è la proroga per le villette, la cessione del credito, ci sono novità anche per quanto riguarda gli altri bonus edilizi e poi per i crediti incagliati, poi appunto via via li vedremo. Li spiegheremo meglio ovviamente di cosa si tratta e cosa prevedono. Complessivamente è quello che vi aspettavate? Diciamo che anche le proposte che avevamo fatto come Consiglio nazionale sono state quasi tutte accolte. Ovviamente queste sono misure che cercano di salvare il salvabile, perché
già con lo stop che era stato fatto al 16 di febbraio, per cui non si potevano più cedere i crediti e non avessero determinate caratteristiche, e di sicuro crediti del 2023, con le maggiori responsabilità per i cessionari, quindi per le banche, perché questo è sempre stato il problema. Tutte le norme che si sono susseguite hanno aumentato adempimenti, hanno creato maggiori responsabilità, soprattutto per noi professionisti, ma in particolar modo per il sistema bancario, il quale ha fatto marcia indietro e ha detto: se le responsabilità sono così alte, prima di acquistare ci penso bene. E questo c'è stato un primo blocco, ma purtroppo tutte le norme giuste dal punto di vista di cercare di fermare le frodi, soprattutto con il primo decreto antifrodi, lo diceva il colonnello della Guardia di Finanza in commissione, in audizione in commissione finanze alla Camera, tutte le frodi importanti, quelle di sono il 98%, sono prima di questo decreto, perché dopo effettivamente c'è stato un rallentamento tale, okay. Le banche hanno comprato pochi crediti. Per cui tutto c'è è di stato fatto un peccato originale, ora, altrimenti non si sarebbe arrivati. E ora si sta cercando di porvi rimedio per cercare di far sì che quei crediti che si sono incagliati arrivino a naturale risoluzione, quindi o ceduti o comunque utilizzati in dichiarazione dei redditi, magari in un periodo di tempo più lungo rispetto ai 4-5 anni, tant'è vero è stato portato a 10. Ecco, dopo questa importante ricostruzione dei fatti, anche per capire meglio di cosa stiamo parlando, entriamo nello specifico e cominciamo ad affrontare uno dei problemi, quello relativo dal punto di vista delle aziende, delle tante aziende che si trovano in una situazione di difficoltà perché hanno già praticato lo sconto in fattura ma non hanno ceduto il credito e dunque i cosiddetti crediti incagliati. Ne abbiamo parlato con Stefano Crestini, che è il presidente provinciale e nazionale di Confartigianato Costruzioni. Ovviamente questa intervista, come tutte le altre che vi mostreremo, sono state realizzate in questi giorni prima del voto di oggi alla Camera. Vediamo. Effettivamente il pericolo che noi avevamo lanciato qualche mese, qualche settimana fa si sta trasformando in realtà. Ci sono aziende che purtroppo sono in estrema crisi di liquidità e quindi hanno difficoltà a onorare i propri impegni e quindi anche dal punto di vista dei versamenti contributivi ci arrivano segnali che la difficoltà nel reperire denaro, nel avere liquidità, insomma, si sta facendo pressante e reale. Si avvertono anche a Prato i primi segnali di crisi di liquidità delle aziende del comparto edile incappate nel meccanismo dei crediti incagliati legati alle procedure del superbonus. Una partita riguardante anche i committenti dei lavori che in tutta Italia pesa per 19 miliardi di euro, su cui governo, associazioni di categoria, banche e istituzioni finanziarie sono a confronto per trovare soluzioni. Gli incentivi in edilizia sono poi oggetto del dibattito parlamentare, dove è in corso l'iter di conversione al decreto legge del governo Meloni, che nel febbraio scorso ha improvvisamente bloccato la possibilità di cessione del credito e di sconto in fattura per i nuovi interventi. Quello che è dato per scontato, ci viene detto dal Parlamento, è che comunque le variazioni nei permessi autorizzativi successive anche al 16 febbraio non impatteranno sulle scadenze, però manca effettivamente una risposta alla richiesta di allungare i tempi per poter chiudere i lavori delle unifamiliari che erano stati richiesti quantomeno fino al 30 di giugno, poi si sta parlando addirittura del 30 di settembre, però mancano delle certezze. Mancano anche delle certezze per quanto riguarda la remissione in bonus del credito dei privati, ovvero la possibilità di poter cedere il credito non entro il 31 marzo ma addirittura al 30 novembre di quest'anno, però anche qui occorre capire se i privati poi possono cedere a sua volta a imprese o private, o seppure devono trattare direttamente con banche o assicurazioni o comunque soggetti controllati da Banca d'Italia. Insomma, tutte incertezze che non danno sicuramente fiato al mercato che già è preoccupato dal punto di vista economico-finanziario per i crediti incagliati. E sempre in tema di efficientamento energetico, nei giorni scorsi il Parlamento europeo ha approvato la direttiva Case Green, che prevede per gli edifici residenziali di raggiungere una classe di prestazione energetica minima di tipo E entro il 2030 e di tipo D entro il 2033. Il testo, ancora non definitivo, dovrà essere poi recepito dagli Stati membri, compresa l'Italia.
i termini sono piuttosto limitati, il processo va governato, quanto mai importante un tavolo di concertazione fra tutti gli attori che sono interessati. E qui parto dalle imprese edili, dico anche i sindacati, gli amministratori di condominio, i progettisti, perché no anche gli attori finanziari, perché l'obiettivo effettivamente è ambizioso. Aggiungo anche che è estremamente importante che si rivaluti anche l'istituto dello sconto in fattura della cessione del credito, perché come abbiamo detto già tante volte, questo è uno strumento sociale. Abbiamo sentito anche riferimento alla direttiva europea relativa alle case green, ne parleremo più avanti, intanto occupiamoci appunto di questo tema specifico, quello dei crediti incagliati, e ripartiamo dalle ultime novità, Arianna. Di oggi. Sì, appunto, per quanto riguarda i crediti incagliati sarà possibile dal 2028 per le banche trasformarli in titoli di Stato. L'altra novità riguarda appunto il fatto che chi non è riuscito a accedere ai crediti relativi al 2022 avrà ancora tempo, perché versando 250 euro li potrà fare poi la comunicazione telematica alle entrate entro il 30 novembre e non entro il 31 marzo. Ecco, ce la spiega quest'ultima cosa? Sì, diciamo, quelle che sono state dette sono tutte novità positive, perché permettono di ridare fiato a un sistema che effettivamente negli ultimi mesi ha sofferto tantissimo, le imprese in crisi, perché, e voglio dire, non soltanto le imprese sono in crisi, perché è vero che sono quelle che si sono fatte carico con lo sconto in fattura dei crediti, ma ci sono anche privati che hanno fatto i lavori pensando di poter monetizzare. Poi vedremo con le famose billette unifamiliari. L'importante è, ecco, l'allungamento dei termini, perché permette di non fare, se non si sono terminati i lavori, quindi se non si ha la possibilità di fare la comunicazione all'Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo, con il pagamento di 250 euro c'è la remissione in bonus, ovvero la possibilità di trasmettere comunque fino al 30 di novembre la dichiarazione per la cessione del credito all'Agenzia delle Entrate, e anche questo sicuramente permette di tirare un sospiro di sollievo, anche se fino a che non ci sarà la conversione in legge, certo, c'è stato solo il passaggio alla Camera, e speriamo che tutto venga confermato, perché di fatto ad oggi la scadenza per questo, insomma, che ancora siete molto cauti, dottor Strano. Sì. Sì, noi abbiamo mantenuto la scadenza del 31 di marzo per quanto possibile, proprio perché, ahimè, diventerà legge in gazzetta 16 giorni dopo la scadenza naturale, che già questo fa capire gli strumenti che abbiamo avuto a disposizione per lavorare in questi due anni, insomma, una follia. Dunque è bene andarci con i piedi di piombo e avere il massimo, sì, della cautela. Tornando invece alla novità che riguarda le banche, la possibilità di trasformare dal 2028 i crediti incagliati in titoli di Stato, questo è un modo, immagino, per stimolare le banche a... Sì, perché gli attori più importanti sul lato smobilizzo sono le banche, sono le uniche in grado di assorbire questa mole di crediti. Certo. Ovviamente il problema, ma è nato con la stratificazione delle norme, è stato che mentre all'inizio i crediti sostanzialmente erano cartolarizzabili, cioè si facevano i lavori, li prendeva in carico l'azienda, lo cedeva alla banca e la banca poteva cederli svariate volte, di fatto si cartolarizzava il credito. Con i vari decreti ad oggi siamo arrivati che non si possono fare più di 4 cessioni, quindi questo credito non può circolare tanto, quindi questo ha limitato ulteriormente le banche, che hanno fatto i conti sui crediti che possono assorbire direttamente, cioè che possono utilizzare direttamente a scomputo delle imposte che devono pagare. Con questa norma si vuole ridare un po' di fiato al sistema, però ovviamente si tratta di emissione di BTP, ma non devono essere, c'è stato oggi il chiarimento della Ragioneria Generale, non possono essere emissioni straordinarie, ma devono essere quelle ordinarie, per un importo che comunque non può eccedere il 10% dei crediti che rimangono in carica alle banche, una volta però che hanno utilizzato direttamente i propri crediti. Quindi insomma, non è che sia un'apertura... ci sono delle limitazioni, però comunque è un segnale, perché se le banche non ricominciano a comprare crediti, il sistema, si possono fare tutte le norme che vogliamo, ma non riparte. Soprattutto ovviamente si sta parlando del passato, perché a meno di nuove norme per il futuro i crediti maturati ora non si cedono. Rimane appunto un problema importante quello della liquidità delle aziende, il rischio lo abbiamo sentito anche più volte in queste settimane, gli allarmi ripetuti lanciati anche dalle categorie economiche, rischiamo posti di lavoro, rischiamo ovviamente la tenuta di tutto
il comparto. Questa è una situazione che anche voi professionisti lavorando con, immagino, no, con queste realtà poi avete modo di toccare, no, tutti i giorni. Sì, 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 senz'altro questa realtà la tocchiamo tutti i giorni. Già dal primo decreto che ha tentato di mettere un freno a questo discorso del passaggio dei crediti, addirittura in una prima versione era possibile cedere il credito solo due volte. Per un'azienda che faceva lo sconto in fattura era già al primo passaggio, quindi la banca ovviamente non era interessata ad acquistarlo, e quello è stato il primo impatto violento di un mercato che invece stava andando benissimo, anche troppo secondo alcuni punti di vista. Ecco, diciamo che a un certo punto forse era inevitabile, sentendo quello che mi avete raccontato, immagino che anche da casa pensino un po' la stessa cosa, era inevitabile a un certo punto, no, dover mettere mano alla situazione che era un po', gioco di parole, sfuggita di mano nel corso degli anni. Forse non in maniera così brusca, con una scadenza così... Allora. Diciamo, cioè, bisogna fare un po' chiarezza, perché secondo me da una parte ci sono le frodi che sicuramente non erano state previste per questi importi, forse un po' potevano essere, dall'altro probabilmente non era stato neppure valutato sulla scia della volontà di riprendere e di rilanciare l'Italia dopo le problematiche legate al Covid, non era stato capito l'importo complessivo dei crediti e quindi quanto sarebbe costato allo Stato questa manovra. Probabilmente questi due elementi messi insieme, perché comunque se andiamo a riguardare, a parte il governo Conte, che è quello che ha lanciato, che ha creato la norma, però di fatto questa norma per gli importi che aveva sul bilancio dello Stato non è mai piaciuta tanto. Le dichiarazioni di Draghi in primis, quelle del governo attuale che ha stoppato al 17 febbraio, supportate dai numeri che arrivano dalla Ragioneria Generale di Stato, fanno capire che l'importo che questi crediti hanno avuto è stato veramente devastante sulle casse statali e soprattutto non lo riescono mai a stimare fino in fondo, quindi si rischia sempre di fare manovre di bilancio e poi necessitano di ritocchi, perché ovviamente i numeri a consuntivo sono diversi. Ecco, vi posso chiedere, quando avete sentito appunto nasce il super bonus 110%, perché io chiaramente da profano ho pensato subito, ma che significa, ci guadagno addirittura, cioè faccio i lavori e mi restituiscono più soldi di quelli che ho speso, cioè. Sì. Cosa avete pensato? Sicuramente, sicuramente abbiamo tutti pensato alla stessa cosa. C'è qualcosa? Tra l'altro il provvedimento è stato molto pubblicizzato e molto sbandierato, cioè si capiva l'intenzione di spingerlo veramente tanto da parte del governo e di alcuni organi di stampa in particolare. Le persone erano interessatissime, hanno cominciato da subito a tempestarci di domande, neanche il tempo di riuscire a studiare la norma, a capire, perché poi i termini erano molto brevi, la norma, specialmente la prima legge, era scarna, mancavano provvedimenti attuativi e quant'altro. Quando all'inizio ho letto per la prima volta la norma, ho cominciato a dire alle persone sì, è il 110, ma ci sono dei paletti tali che una certa porzione, qualcosa dovete pensare di dover tirar fuori, non veniva molto ben accettata e digerita, perché in realtà quello che si sentiva dire in giro era assolutamente il contrario. Invece poi è stato vero, insomma. Forse non doveva essere chiamato 110%. Poteva bastare realmente. La prima volta che ho letto la norma pensavo che fosse un refuso, perché pensare che un soggetto possa spendere 100 e riavere 110, e le posso raccontare di un cliente che gli abbiamo fatto la pratica, è arrivato in fondo, praticamente non ha speso quasi niente, e si è lamentato perché ha detto: ma se il credito è del 110 io voglio riportare, non soltanto voglio fare i lavori, ma voglio anche guadagnare e portare a casa qualcosa. Quindi ecco, questo probabilmente non è stato, ecco, è passato un messaggio che non era quello corretto. Arianna, ci sono qualche domanda, curiosità da parte dei nostri telespettatori? Sì, c'è un telespettatore, ci pone un po' il suo caso, dice che abita in un condominio, dice diversi mesi fa hanno avviato i lavori usufruendo appunto del superbonus 110, però dice da un po' di tempo non si vede più nessuno lavorare e spiega che appunto gli è stato detto che tra i motivi c'è quello relativo alla carenza del personale in comune, quindi il conseguente accumulo di prati, e chiede che cosa possiamo fare, come muoverci.
Chi può rispondere e soprattutto se può confermare questo quanto è stato detto, cioè c'è stato anche un problema di lungaggini burocratiche con le amministrazioni comunali e così? Qui lascio ai tecnici. Noi abbiamo cominciato a lavorare in periodo di Covid ancora, quindi sì, con le chiusure degli uffici smart comunali. Smart working e quant'altro. Assolutamente. E per fare solo l'accesso agli atti, i colleghi aspettavano mesi per poter prendere, perché chiaramente dovevamo partire da ciò che era l'edificio depositato in comune con tutti gli atti, eccetera, e per poter far questo dovevamo fare un controllo partendo proprio dall'accesso agli atti in comune. All'inizio una delle richieste era proprio la conformità urbanistica dell'edificio, che poi che è stata un po' ammorbidita, superata, eccetera, però quindi la prima operazione era sempre un accesso agli atti in comune. Tutti i comuni si sono trovati a dover affrontare centinaia di richieste in pochissimo tempo. Il caso specifico cosa possiamo dire? Il caso specifico rispondere? È un pochino più strano perché si parla di lavori già iniziati. Non riesco a capire esattamente cosa possa entrare. C'è stato un problema, magari, forse. Quello che più ragionevolmente verrebbe da pensare è che in realtà, come avviene tante volte, l'azienda che magari aveva già deciso, no, che avrebbe fatto il lavoro acquisendo il credito, in realtà il credito non riesce a scontarlo, ha problemi di liquidità e non riesce ad avere le risorse finanziarie per continuare ad andare avanti il cantiere. A meno che non sia un caso particolare, sì, ecco. Non vedo il legame con l'ufficio comunale in questo caso. Perfetto. Noi andiamo, magari, c'è un'altra domanda, la facciamo dopo la pubblicità, così creiamo un po' di attesa. Okay. Andiamo in pausa, restate con noi fra poco di nuovo insieme. Ed eccoci nuovamente insieme, allora ripartiamo dalle domande dei nostri telespettatori. Arianna. Sì, c'è un telespettatore che chiede se ci sono delle novità sullo sblocco delle cessioni del credito su infissi e caldaie. Sì, le novità ci sono, ovviamente non definitive finché non vi sarà la conversione del decreto legge 11/2023. Comunque, siccome il problema in questo caso è, siccome si parla di interventi in edilizia libera, quindi non c'è un titolo abilitativo, c'era il problema di verificare se alla data del blocco delle cessioni, era il 16 febbraio 2023, esistesse, si potesse dimostrare che questi lavori di fatto erano iniziati. L'indicazione è quella che comunque, questa era già stata chiarita, il pagamento di un acconto prima del 16 febbraio vale come inizio dei lavori, o eventualmente si può dimostrare anche con lo scambio di corrispondenza, quindi un documento che abbia data antecedente, oppure con una dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte del proprietario, quindi del committente e dell'azienda, che dichiarano che i lavori sono partiti prima del 16 febbraio. Quindi anche per quanto riguarda il cambio di sostituzione infissi o cambio caldaie, diciamo che sembra che la situazione si vada normalizzando. Chi ha dato acconti e comunque ha messo in ponte di fare determinati lavori può stare relativamente tranquillo che riuscirà a fare la cessione. Nel frattempo si è unito a noi in collegamento Roberto Astancolli, rappresentanza dell'Ordine degli Architetti di Prato. Buonasera. Buonasera a tutti. Con il quale parleremo anche della situazione in particolare che ha riguardato, riguarda tuttora i condomini. Prima però vediamo il servizio che abbiamo realizzato, l'intervista con il neo presidente di ANACI, l'Associazione degli Amministratori di Condomini di Prato e Pistoia, Alessandro Bari. Siamo partiti da un esempio virtuoso, in questo caso un condominio dove appunto l'intervento è andato a buon fine. Vediamo. Siamo davanti ad un esempio di superbonus andato a buon fine in questo condominio. Ci può raccontare l'esperienza, perché ovviamente siamo abituati a sentire il superbonus come un problema, invece in questo caso è stata un'opportunità. Beh, in linea di massima grossi problemi non abbiamo avuti, almeno sulla piazza di Prato. Questo immobile che vediamo è stato rifatto completamente, il tetto termico, facciate termiche e infissi, non la caldaia, perché la caldaia era già efficientemente energetico a condensazione. È durato anche relativamente poco, perché in 3 mesi siamo riusciti a realizzarlo positivamente.
Problemi su Prato riguardanti i cantieri fermi ce ne sono stati, ma relativamente pochi. Il problema maggiore in questo momento è che da fine inizio anno non riusciamo a attivare, in molti casi, a attivare nuovi cantieri. O meglio, le imprese ci possono anche essere, anche i general contractor, ma hanno i crediti fiscali bloccati, non incassano dalle banche, non partono. Quindi in questo momento ci sono CILAS presentate, si spera di partire, ma non riusciamo a partire su molti cantieri. In base all'esperienza di questo esempio, invece, come dicevamo, è andato a buon fine, qual è stata la soddisfazione dei condomini e soprattutto è filato tutto liscio? È filato tutto liscio. La soddisfazione dei condomini è che hanno avuto un cantiere finito appunto in pochissimi mesi, seppur un immobile piuttosto piccolo di appena 12 appartamenti. Il comfort interno è notevolmente migliorato anche in estate, nonché le riduzioni dei consumi e anche gli stessi rumori interni grazie agli infissi termici. Ci sono degli esempi di cantieri fermi, quali sono le ragioni che attualmente impediscono ai lavori di proseguire? In questo momento ci sono pochi cantieri fermi su piazza, ci sono stati degli episodi più che altro sulle villette, dove magari ci hanno appaltato direttamente a imprese e una impresa media piccola si è incagliata prima con i crediti fiscali, mentre con general contractor normalmente questo non è accaduto. Ci si augura che di qui a breve il governo modifichi la normativa che scade al 31 dicembre e la proroghi di qualche mese, perché molti cantieri non riusciamo a farli partire proprio per questi problemi. Ora si possono anche trovare le imprese disponibili, i materiali, purtroppo non ci sono i fondi disponibili da parte delle banche. Allora, Stancolli, riparto proprio da lei, innanzitutto per chiederle, insomma, se anche lei conferma un po' questa ricostruzione, faceva il presidente Bari, è questa la situazione in cui versano allo stato attuale i condomini qui sul nostro territorio? Sì, certamente, anche la mia esperienza è, appunto, coincide con quello appena detto, ovviamente appunto condomini, diciamo, con unità abitative di un numero ridotto, è stato anche più facile poter eseguire questi interventi. Condomini invece che hanno, diciamo, di un'unità abitativa di 50 o 60 o anche 70 unità, certe problematiche di gestione del cantiere sono state sicuramente più difficoltose, ovviamente anche i tempi di lavoro molto più lunghi, e questo hanno sicuramente in alcuni casi stressato e messo in difficoltà molti utenti, molti condomini. Quali sono le situazioni più complesse che si è trovato a gestire dal suo punto di vista? Le situazioni più complesse mi sono trovato a dover gestire più che altro sulle unità unifamiliari. Quello sì, perché diciamo così, nei condomini è stato forse più facile dal punto di vista riuscire a trovare imprese che inizialmente erano disponibili a fare il cosiddetto sconto in fattura, mentre le unità unifamiliari è stato molto più difficile trovare questo rapporto con le ditte, e ci siamo trovati molto spesso a dover far fronte con il cliente ad anticipare delle somme di denaro, convinti che poi dopo al primo salto potesse rientrare della liquidità per poter finanziare le fasi successive del lavoro. Così non è stato, e in alcuni casi ci siamo dovuti trovare che per concludere i lavori il cliente non aveva più la liquidità necessaria per ultimare determinate opere, e quindi ci siamo trovati costretti a dover eliminare alcuni interventi, uh-huh, in certi casi che potevano essere anche quelli più diciamo così appetibili per la clientela. Faccio l'esempio dei pannelli fotovoltaici e pannelli solari, che sono interventi che per la maggior parte sono sinonimo di risparmio, di bolletta, di risparmio economico, e poi sono stati degli interventi che sono stati in alcuni casi eliminati proprio perché non c'era più la liquidità da parte del cliente per poter eseguire anche quegli interventi, dato che non riusciva a rientrare della cessione del credito delle parti finanziate finora. Allora, ecco, tornando ai condomini, in questo caso invece ci sono situazioni, ad esempio, di lavori avviati con però la cessione del credito non è andata a buon fine, dunque adesso si pone il problema di chi, ovvero i proprietari degli alloggi, è costretto a pagare questi interventi e magari non è nella condizione di farlo.
Personalmente in questa situazione non mi ci sono ritrovato, ho sentito dei colleghi che si sono trovati in questa situazione, però diciamo che per la maggior parte dove le ditte avevano intrapreso questi lavori sono proseguiti magari a rilento, magari con manovalanze non così qualificate come richiedeva la regola d'arte della posa dei materiali, e in alcuni casi appunto difficoltà nel reperire materiali di qualità. Ecco, su questo volevo sentire anche la dottoressa Ragno e Tomai, insomma, sui problemi che ci sono stati, che si sono uniti agli altri problemi di cui abbiamo parlato finora, l'aumento dei costi in seguito anche al caro energia di cui ci siamo occupati tante volte anche in questa trasmissione, la difficoltà a reperire materie prime, insomma, sono stati mesi difficili anche da questo punto di vista. Indubbiamente sì, l'aumento dei prezzi sicuramente anche un po' indotto dalla necessità di dover fare i computi metrici confrontandoli con i prezziari regionali, ovviamente prezziari che hanno elementi, prezzi un pochino più elevati da quello che era il nostro standard di mercato, e quindi le aziende si sono subito adeguate a quelle cifre lì. Automaticamente l'importo dei lavori è diventato più elevato. Contemporaneamente, vista la grande richiesta che c'è stata, perché contemporaneamente tutti chiedevano gli stessi prodotti, è ovvio che ci sia stato poi in quel momento l'intoppo con la produzione. E dunque nelle forniture? Sì, soprattutto nei primi tempi il ritornello ricorrente era la mancanza di materiale, di materie prime, esatto. di isolanti, di infissi. Le pompe di calore sparite. Le pompe di calore che erano sparite. Poi via via che il mercato si regolarizzava, ormai i prezzi erano già un pochino saliti in maniera anche importante in alcuni casi. Io credo che questo sia legato un pochino anche ad un difetto iniziale della norma, perché l'edilizia ha un'inerzia importante. Una norma come questa, pensata per un anno, ovviamente non ha spinto i produttori a raddoppiare o triplicare le linee di produzione. E quindi il materiale è andato subito finito, e con le leggi di situazione? Mercato. Adesso è l'opposto, materiale ce ne sono in quantità notevole, purtroppo legata anche effettivamente al blocco di alcuni cantieri, a cantieri nuovi che non partono, come diceva giustamente Bari. Ecco, invece vi stavo per chiedere se queste ultime novità che stiamo man mano illustrando possono in qualche modo anche far ripartire alcune situazioni, alcuni cantieri. Ci sono ancora persone potenzialmente interessate a questi bonus? Allora, questo anno, il 2023, doveva essere l'anno dedicato ai condomini in definitiva, perché era quello dedicato alla chiusura del 110 per loro. Abbiamo fatto le corse a fine anno per presentare tutta la parte amministrativa, burocratica, per poter permettere loro poi di fare i lavori durante questo anno. Ora c'è questa coda, diciamo così, di chiusura per le unifamiliari che ci sta ancora un po' occupando, dopodiché partiranno questi lavori per i condomini. Purtroppo, so l'esperienza di Luigi, ma insomma almeno quella del nostro studio, è che se abbiamo fatto 10 studi a livello di studi di fattibilità e quant'altro, poi in definitiva ne partiranno un paio forse. Sì, non solo di studi di fattibilità, perché come diceva giustamente Sabrina, a novembre noi abbiamo fatto le corse per le pratiche burocratiche, per permettere ai condomini di usufruire del bonus 110, eseguendo poi i lavori nel corso del 2023. Quindi il lavoro da parte dei tecnici praticamente quasi completamente fatto, però la sfiducia secondo me non verrà guarita facilmente dal nuovo decreto, perché tutti hanno visto veramente cambiare in corsa le cose troppo spesso. Lo chiedo anche a lei, Stancolli. È un po' più ottimista lei oppure no? Mi scusi, non ho sentito bene. Lo chiedo anche a lei, diceva Stancolli, è un po' più ottimista oppure no sulla ripartenza? Sinceramente non tanto, anche perché, come dicevano prima in studio, le norme sono cambiate troppe volte e questo non ha permesso a nessuno, né noi come tecnici né la clientela, di poter programmare e poter avere fiducia
un po' questo. Quindi, se questa norma bisognerà vedere domani come verrà cambiata. Ecco, Arianna, prima abbiamo parlato del problema della cessione del credito dal punto di vista, no, delle aziende, adesso ricordiamo quali sono invece le novità per quanto riguarda i proprietari, no, degli alloggi che possono portare, che non hanno ceduto il credito, certo, ma possono portare in detrazione. Sì, appunto, c'è la possibilità della detrazione in 10 anni, quindi non più in 4, appunto, dei crediti che sono stati maturati e che si potrà fare quindi a partire dalla dichiarazione dei redditi del 2024, e quindi questo permette un po' di ridurre quella che è la platea degli esclusi, insomma, da questo tipo di agevolazione. E qui torniamo da Sarti per capire poi però se effettivamente la possibilità c'è, ma chi può davvero portare in detrazione cifre anche importanti? Ecco, il problema è questo, nel senso, bisogna vedere chi si ha davanti, perché se erano soggetti che già di partenza avevano ipotizzato una cessione del credito non avendo capienza nelle loro dichiarazioni dei redditi, perché il meccanismo è, se lo tengo in dichiarazione devo avere una base imponibile che mi genera un IRPEF da pagare che posso compensare. Certo. Questi soggetti purtroppo si hanno fatto magari lavori importanti, rilevanti, che generano un credito di dimensioni importanti, alla fine probabilmente che lo spalmino in 4 o in 10 poco cambia, o perlomeno magari recuperano qualcosa, perché il problema qual è? Che se ho un credito di 10 e lo recupero in un anno per 4, non è che l'anno dopo mi trovo anche quei 6, i 6 che rimangono sono persi, quindi allungando si dà la possibilità, insomma, di avere una base imponibile più bassa che mi permette la compensazione. Però questo è un problema che porterà sì qualche piccolo vantaggio, ma non a tanti, tanto perché la platea, probabilmente chi si era rivolto e chi aveva fatto un'operazione ipotizzando una cessione del credito era in una situazione tale per cui non aveva senso tenerlo, anche perché ultimamente gli importi degli sconti anche da parte del sistema bancario, sia sul 110, per non parlare degli altri bonus, cominciano a diventare importanti. Quindi magari chi aveva la possibilità di assorbirlo nella propria dichiarazione dei redditi, forse quella scelta l'ha già fatta. A Stancolli, prima di salutarla abbiamo una, c'è una domanda, vero, per sì, lei, di un telespettatore. Sì, il telespettatore dice: noi come condominio abbiamo fatto tutte le pratiche entro la prima scadenza, entro il 22, tutto in regola. Ad oggi, scrive, l'impresa non ha ancora iniziato i lavori perché ci dice che non hanno ancora monetizzato i crediti. L'impresa continua a lavorare altrove e noi siamo lì ad aspettare. Ma cosa può succedere? Scrive, siamo molto preoccupati. Questa non è una situazione nuova, diciamo. Molte imprese, appunto, non riuscendo magari a monetizzare gli interventi fatti su alcuni cantieri, a questo punto si ritrova costretta a dover scegliere quale cantiere andare avanti perché non ha la liquidità, non ha il denaro, non ha nemmeno come magari la manovalanza per poter riuscire a coprire l'enorme richiesta di interventi che gli è stata posta. Una situazione simile mi sono trovato anch'io, dove alcune ditte appunto non hanno, cioè inizialmente dicevano sì, ok, si potrà intraprendere i lavori in questo cantiere, in questo condominio, quando poi dopo hanno trovato con mai iniziati i lavori proprio per lo stesso motivo. È una situazione ormai, insomma, che si è sviluppata parecchio, perlomeno per la mia esperienza. Ecco, a questi condomini cosa possiamo dire, cosa possiamo consigliare? Di avere pazienza, purtroppo non ci sono troppe armi, diciamo, di troppo peso al nostro arco per poter riuscire a accontentare tutti quanti. Questa purtroppo è la realtà. Chi ha usufruito di questi bonus in primi tempi è riuscito a portare a termine i lavori, complimenti, bene, che si è mosso evidentemente nel momento giusto, approfittando anche di una normativa che glielo permetteva. Successivamente, come è stato detto precedentemente in studio, con le varie, diciamo, di innovazioni, cioè normative nuove che sono subentrate, hanno sinceramente bloccato e rallentato e anche, diciamo così, anche messo in difficoltà appunto tutti gli ingressi del sistema. Purtroppo non tutti potranno essere accontentati. A Stancolli, grazie per il suo contributo e buon lavoro. Grazie. Prima di voltare pagina,
Sì, volevo aggiungere che proprio in questi giorni c'è stato un intervento, insomma una nota dei sindacati della CGIL e della UIL che hanno detto che le scelte del governo sono sbagliate, hanno fatto una serie di proposte che sono quelle principalmente di mantenere la cessione dei crediti per le famiglie meno abbienti, i condomini di periferia, case popolari e poi scrivono anche applicare il contratto nazionale DURC e combattere i subappalti infiniti. Non mi pare che su questo ci siano state novità. No, una battuta si può fare, però effettivamente è questa. Cioè alla fine chi aveva più soldi, chi aveva più liquidità ha potuto beneficiare subito del 110. I furbetti ne hanno approfittato subito, quindi i banditi, e alla fine è successo. Sono rimasti, hanno chiuso, la stalla si è chiusa, i furbi sono usciti e sono rimasti incastrati le persone magari anche meno abbienti, che sono più in difficoltà, quelle che facevano i lavori, magari a sala, state avanzamento lavori, pensando di monetizzare la fase 2 con il credito monetizzato della fase 1 e sono in tanti, quindi si parla sia di aziende ma soprattutto di persone fisiche. Sono auspicabili interventi anche per risolvere questo problema. Sì, queste persone problema. Vanno salvate anche perché benché lo statuto del contribuente, ora dico una cosa tecnica, prevede una norma che è il legittimo affidamento, se io quando ho intrapreso una certa operazione fiscale, purtroppo lo statuto del contribuente viene sistematicamente disatteso, però la norma che c'è e che non viene rispettata, prevederebbe appunto che se ho fatto un legittimo affidamento su una normativa fiscale, se quando ho fatto determinate scelte quella norma era in vigore, bisognerebbe in uno Stato civile che mi si accompagnasse fino in fondo e mi si permettesse di dar conto e di utilizzare quella norma che quando l'intervento è partito era utilizzabile. Certo, quindi questo, certo. Se si vuole parlare anche di una politica fiscale equa, di questo bisognerebbe tener conto. Non si possono lasciare sole queste persone. No. E ce lo auguriamo. Noi dobbiamo correre perché il tempo corre e dobbiamo mandare in onda il prossimo e ultimo servizio che è dedicato in particolar modo alle cosiddette villette unifamiliari. Abbiamo sentito il discorso a parte per questo caso che andiamo a analizzare adesso. In questo caso siamo su un esempio di villetta unifamiliare in via di ristrutturazione, lavori anche in questo caso a buon punto. Quanto è stato difficile e soprattutto quali sono i problemi che avete incontrato durante l'arco dei lavori? Allora, in primis c'è un problema legato alla normativa da un punto di vista tecnico, sicuramente diventa veramente difficile fare un intervento per il superbonus per una serie di regole che ci sono nel decreto rilancio. Il secondo punto fondamentale è un po' il discorso della cessione dei crediti con questo blocco e sicuramente la parte economica sicuramente è quella che crea più problemi, ecco, per chi sostiene le spese, dato anche considerato che c'è questo blocco da parte degli istituti da ottobre, ormai da novembre. E quindi ora per quanto riguarda noi, in questo caso noi abbiamo fatto un intervento di miglioramento antisismico dell'edificio. In prima battuta abbiamo sostenuto le spese e siamo riusciti ad a portare a termine la cessione per la prima parte dei lavori. Seconda parte è quella del miglioramento e l'efficientamento energetico dell'edificio. Abbiamo sostenuto le spese e quindi adesso ci troviamo a combattere con questa situazione del blocco delle cessioni e speriamo, insomma, che vada a buon fine. Ora vediamo un attimino quello che succede. La proroga al 30 settembre può essere sufficiente? Allora, la proroga al 30 settembre può essere sufficiente per chi sta aspettando i soldi, perché comunque si ragiona di spese sostenute. Cioè, il decreto rilancio ha avuto questa proroga già al 31 marzo per sostenere le spese. Adesso, con questa approvazione in via preliminare della Commissione Finanze alla Camera, dovrebbe essere spostata al 30 settembre e questo ci dà modo di sostenere le spese al 30 settembre e più che altro di rientrare, di prevedere il ritorno dei soldi, delle cessioni, avere più tempo per il ritorno dei soldi, ecco, per avere questa liquidità per ripagare le spese dei lavori. Rimanendo in tema abitazioni, la direttiva dell'Unione Europea prevede che entro il 2030 le abitazioni debbano essere almeno in classe E. Crede che riusciremo ad arrivarci? Il parco casa
abitazione in Italia, io se non ricordo male mi sembra che sia soggetti tipo wow, 8 milioni di abitazioni, sono un po' colabrodo diciamo per quanto riguarda l'efficientamento energetico, sono in classe G, F e quindi insomma se non ci sono gli incentivi che adesso dovranno tornare la vedo veramente dura, ecco, che ci si possa fare. E allora anche in questo caso, visto che l'intervista è stata realizzata prima del voto alla Camera, novità per quanto riguarda le villette unifamiliari. Sì, appunto c'è la proroga al 30 settembre per terminare i lavori per le villette, le case indipendenti che al 30 settembre del 2022 avevano completato almeno il 30% delle opere. Per quanto riguarda invece la cessione del credito, la novità quindi se la comunicazione, c'è lo sconto in fattura è applicabile se la comunicazione dell'inizio dei lavori è precedente al 17 febbraio del 2023, poi ci sono alcune eccezioni del sisma bonus per esempio e case popolari e poi per quanto riguarda invece l'agevolazione richiesta da un promissario acquirente, non serve che il compromesso sia stato registrato prima del 17 febbraio, l'importante appunto è la data della CILAS. Io mi sono già perso però comunque. Diciamo che rimanendo sulla proroga del 30 settembre, cosa, diciamo, più importante. Più importante, se confermata, abbiamo sentito, no, la domanda a Bettazzi e gliela rifaccio anch'io, sufficiente questo periodo di tempo? Sufficiente non lo so, perché poi andrebbero visti tutti i casi. Sicuramente se consideriamo che oggi è il 30 di marzo, comunque come dicevano anche i tecnici, tutti nei nostri studi stiamo lavorando comunque per completare, per terminare tutte le pratiche che al 31 marzo possiamo terminare, perché comunque si parla di norme che ancora non sono state approvate. Sicuramente se verrà approvato al 30 settembre, addirittura in un primo momento sembrava al 30 giugno, quindi il 30 settembre sono 6 mesi in più e ci danno la possibilità di completare una serie di interventi che permettono poi di essere ceduti, perché non è tanto il completamento, la fine dei lavori, è il fatto che comunque rimangono crediti che poi possono essere ceduti e quindi questo dà ulteriore respiro ai soggetti o alle imprese o alla persona fisica che si trova in carico il credito. Ovviamente sarà importante anche la risposta degli istituti di credito, perché se sì, in tutti questi mesi non si trova, tutto si può essere anche un anno di prova. Infatti tutto passa da lì, nel senso che sono gli istituti di credito che devono supportarci, anche se ricordo che io faccio un altro lavoro, però gli istituti di credito, perché anche il direttore dell'Agenzia delle Entrate Ruffini all'audizione parlamentare ha detto, no, ci sono spazio per 10 miliardi per le banche, per le compagnie assicurative per assorbire i crediti, però questi sono soggetti privati, cioè non si può obbligare le banche che sono soggetti privati, certo, ad acquistare i crediti, semmai possono obbligare, tra virgolette, Poste Italiane che ha una governance pubblica, però non si può, se non si fanno delle norme che in qualche modo agevolino le banche, certo, le sollevino da una serie di responsabilità che con le ultime sentenze della Cassazione a partire da ottobre 2022, con le modifiche al codice penale, hanno portato, hanno coinvolto anche le banche, quindi che hanno, che rischiano di perdere i crediti, di fatto quelli ovviamente truffaldini per cui c'è stata cessione fraudolente, quindi se non si agevola le banche, se non le si mettono al sicuro, per cui sanno che comprano un credito o lo possono smaltire o comunque non gli viene richiesto di riversarlo, non si va da nessuna parte. Semmai ecco, una norma importante è quella relativa al fatto che sembra che si faccia una società a partecipazione pubblica o comunque con in testa Enel X che dovrebbe acquistare una gran parte dei crediti attualmente in capo alle banche. Questo, quindi questo, ecco, sapremo di più nelle prossime settimane, se, abbiamo letto. Mentre per quanto riguarda le banche c'è da capire se la promessa della possibilità di trasformare questi crediti in titoli sarà sufficiente. Sì, insomma, ecco, a far ripartire il problema è quello, se sarà sufficiente e quanto incentiverà le banche a farlo. In questi ultimi minuti non so se avete altro da aggiungere su questo tema, altrimenti volevo con voi un attimo riflettere anche su e parlare un po' della direttiva, ultima direttiva dell'Unione Europea approvata dal Parlamento Europeo appunto, sulle case green. Intanto, se Arianna ci ricordi in grandi linee cosa prevede questa direttiva.
Sì, appunto, ha generato un po' in Italia diversi dibattiti, anche polemiche un po' sugli obblighi e i criteri. C'è stato quello che prevede un po' le date sono per quanto riguarda gli immobili residenziali in classe energetica E, il passaggio entro il 2030, quelli in classe energetica D entro il 2033. Per quanto riguarda invece gli altri edifici, quelli con classe E dal 2027, classe D dal 2030 e infine gli nuovi edifici emissioni zero a partire dal 2028. Ovviamente se diciamo efficienza energetica e riduzione delle emissioni, siamo tutti d'accordo su questo, che non ci sia ombra di dubbio. Vi chiedo, ma è una direttiva fin troppo utopistica questa secondo voi? Partiamo da Tomai, facciamo il giro in questo senso. Sì, in effetti se si pensa alla tipologia edilizia prevalente in Italia, che è fatta soprattutto di tanti centri storici, di tante abitazioni monofamiliari però realizzate soprattutto tra il dopoguerra e i primi anni 80, da qualche condominio nelle grandi città ovviamente, anche lì però soprattutto realizzato prima delle ultime norme in materia energetica che sono del 2005, diventa abbastanza difficile poter raggiungere quelle classi energetiche. Possibile, oneroso e qualcuno deve pagarlo, senza incentivi mi sembra abbastanza complicato. Il nodo anche secondo me è proprio questo, quello degli incentivi, rendere la manovra sostenibile insomma in qualche assolutamente modo. Assolutamente sì, perché altrimenti le famiglie, ne abbiamo parlato fino ad ora, senza avere uno strumento in mano che gli possa permettere di avere un minimo di sgravio fiscale, è impensabile che possano affrontare spese per migliorare e efficientare la propria abitazione. Ma io vorrei dire due cose. Una, che se l'Italia è lunga, l'Europa è lunga e molto larga, quindi le problematiche che magari possono essere risolte in Danimarca in maniera semplice non sono quelle che possono essere risolte in Italia. Già parlare di una casa che si trova a Milano è diverso che parlare di una casa che si trova a Caltanissetta per andare verso il basso, quindi questo, cioè le normative europee sono, cioè siamo tanti paesi e tutti hanno le proprie particolarità, dal punto di vista paesaggistico, architettonico, penso che l'Italia sia una delle più particolari. In più, se a tutto questo mettiamo e aggiungiamo, e nella nostra città ne è prova, i vincoli paesaggistici che ci sono, se non riusciamo a far collimare le cose, è difficile far cambiare classe ad una civile abitazione quando lo Stato mi dice che lo posso fare e il Comune ed i vincoli imposti paesaggistici non mi permettono di farlo. Diciamo che l'obiettivo è condivisibile, però poi bisognerà dar vita a un percorso praticabile se si vuole, se si vuole arrivare a un determinato obiettivo. Altrimenti, ok. Ecco, una curiosità sulla non so se è un consiglio questo da dare comunque a tutti i proprietari di immobili, conoscere la propria classe energetica, come funziona, chi lo fa. Allora, questo diciamo, è il nostro pane quotidiano, si fanno le analisi energetiche, chiaramente lo strumento più immediato è fare un attestato di prestazione energetica, dal quale è uno studio, una fotografia dell'immobile, inteso proprio come involucro, con gli impianti al proprio interno, da questo ovviamente valutiamo la classe energetica e siamo in grado, dal momento in cui abbiamo il punto di partenza, di poter dare dei consigli con le opportune valutazioni economiche per passare di classe energetica. Oramai sì, è diventato un pochino l'elemento, lo studio di questo periodo. L'attestato di prestazione prevede già in effetti l'inserimento di consigli per eventuali miglioramenti con indicazioni di tempi di ritorno e quant'altro, quindi un attestato di prestazione energetica fatta bene può dare un'importante indicazione al proprietario dell'abitazione di cosa ha in mano e di cosa deve fare per migliorarla. Ecco, in chiusura chiederei a uno sforzo a Sarti se ci fa un riepilogo per chi magari si è sintonizzato in ritardo. Alla fine di tutta la nostra discussione, quali sono i principali ovviamente bonus edilizi tuttora in vigore, con quali possibilità, alla luce anche delle novità che diciamo abbiamo illustrato. Sui bonus, quello stasera, che si dice oggi,
probabilmente vale poco, perché se si guarda anche quello che è successo negli altri anni, spesso dovevano terminare a una determinata data, come il classico, diciamo, come è nato prima di tutto. Per le prossime 24 ore. Però diciamo, se vogliamo dare qualche indicazione, il bonus condomini, quindi il 110 sui condomini, c'è per tutti il 23, c'è nel 24 e nel 25 con percentuali ridotte. Ad oggi ci si ferma per le unifamiliari nel 2023, rimane fino al 2024 il bonus, l'eco bonus originario, uh-huh, quello che dava detrazioni fino al 65%, rimane anche fino al 24 il sisma bonus, quindi nelle varie forme che ci sono state, sia anche quella a livello condominiale che può arrivare fino a un 85%, e già sono cifre importanti. Rimane il bonus giardini serviva per sistemare i giardini fino a un importo massimo di 5.000 euro, rimane il bonus mobili e arredamento depotenziato rispetto al passato, con i limiti di 10.000, 8.000 e 5.000 riferiti al 22 che ormai è passato, 23 e 24. Sono tutti, e il bonus, quello originario, che è il primo che è nato, il bonus ristrutturazioni, che ora è un po' accantonato dal super bonus, comunque che aveva l'originaria misura che agevolava il 36% su 48.000 euro, dovrebbe ritornare a questa misura nel 2025. Ad oggi è ancora il 50% su un importo massimo di 96.000 euro. Quindi questi sono i principali, che ad oggi sembra e debbano rimanere. Bene, noi siamo in chiusura, ringrazio dunque i nostri ospiti per essere stati con noi, per averci insomma chiarito molti aspetti di questa materia così complessa, che però interessa davvero tante persone. E grazie dunque ai nostri ospiti, a quelli che si sono collegati e che hanno preso parte alla trasmissione anche attraverso i servizi realizzati nella nostra redazione, grazie a Arianna, ai nostri tecnici come sempre che rendono possibile questa trasmissione. Vi diamo appuntamento fra 7 giorni alla stessa ora, 21:20, in diretta come sempre su TV Prato, per una nuova puntata di Parliamoci Chiaro. Buonanotte.